Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Nel video di oggi vorrei mostrarvi come è possibile riordinare ed organizzare casa riutilizzando delle semplici cassette di legno. Queste sono cassette di recupero che i supermercati buttano via e di conseguenza, essendo degli scarti, non sono nelle migliori condizioni. Perciò come prima cosa sono andata ad eliminare tutte le schegge e le imperfezioni dalla superficie utilizzando della carta abrasiva. Levigate le cassette, ho recuperato questi pezzetti di compensato che ci erano avanzati dal video della riorganizzazione del sottolavello. Tra l'altro, se ancora non l'avete visto, ve lo lascio su nella i delle schede. Con la colla a caldo ho fissato questi rettangoli di compensato all'esterno della cassetta. Questo passaggio non è obbligatorio, ma non avendo trovato tre cassette identiche tra loro, ho voluto uniformare quella che sarà la parte frontale dei contenitori. Prima di passare alla fase successiva, ho preso con attenzione le misure dell'interno della cassetta, infatti mi serviranno in seguito per creare una sorta di fondo al mio contenitore. Ho quindi dipinto la cassetta utilizzando lo smalto all'acqua bianco che avevo avanzato dal restyling del mio balcone. Naturalmente voi potete dipingerla come preferite, anzi, essendo un progetto che comunque resterà all'interno, sono perfetti anche dei semplici colori acrilici. Come vedete dipingo tutto tranne il fondo perché poi andremo a coprirlo in un altro modo. Dopo 2 o 3 ore la vernice è già asciutta, ma se usate uno smalto come ho fatto io, vi consiglio di lasciarlo asciugare per almeno tutta la notte. Nel frattempo mi sono dedicata al fondo delle cassette e per realizzarlo ho utilizzato del cartoncino ondulato di recupero. Seguendo le misure prese in precedenza, ho disegnato un rettangolo sul cartone, considerando anche i triangolini degli angoli della cassetta. Dopodiché l'ho ritagliato aiutandomi con un taglierino. Per abbellire il cartone ho deciso di foderarlo con della carta da regalo. Ho scelto la stessa che già avevo utilizzato per la mia scrivania perché adoro l'abbinamento di questi due colori. Come vedete procedo semplicemente ripiegando i bordi e fissandoli al cartoncino con la colla stick. Preparate le cassette e i fondi in cartoncino, non resta che metterli insieme. Infilo quindi i fondi colorati nella cassetta e in questo caso non c'è nemmeno bisogno di fissarli. A questo punto le cassette sono pronte per essere sistemate in casa. Io le ho posizionate sotto alla mia cassettiera e le ho adibite a contenitori per il materiale creativo. Gran parte del materiale infatti lo tengo in un grande scatolone sotto al letto, ma ormai stava diventando sempre più caotico e quindi ho deciso di toglierne una parte ed organizzarla qui. Come vedete ho ordinato nelle cassette principalmente fogli colorati, cartoncini, quaderni ed altri piccoli oggetti che ancora non avevano una collocazione specifica. Naturalmente questo è l'uso che ne ho fatto io, ma le cassette così trasformate possono adattarsi a contenere un po' di tutto. Per farvi solo alcuni esempi, possono diventare degli organizzatori per le scarpe, per i libri o per i DVD. Insomma, con pochissima spesa si può fare davvero tantissimo. Ora però aspetto di scoprire cosa ne pensate voi. Quindi fatemelo sapere con like e commenti, condividete il video se vi è piaciuto e se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale. Se vi fa piacere vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook per vedere tutti i vostri lavori ispirati ai miei progetti. Ora con le mie cassette ordinate vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.